La regione sta portando avanti, a fronte di una incapacità di affrontare la situazione, delle operazioni di forza. Noi pensiamo che si possa fare diversamente, bisogna creare consenso, bisogna creare consenso con chi lavora nella sanità, con chi lavora negli enti della regione, bisogna creare consenso con i sindaci, con gli enti locali. Pensano di chiudere 13 ospedali. 13 ospedali significano infermieri, personale paramedico, medici che non si sa dove andranno, che cosa andranno a fare. Significa la perdita di punti di riferimento sanitari per migliaia e migliaia di persone, le loro cartelle cliniche, tutto i loro percorsi di cura. Quindi dentro questo quadro di fortissime incertezze noi chiediamo che ci si sieda davvero ad un tavolo e che effettivamente tutti questi problemi possano essere affrontati, tenendo conto che dietro a ogni problema ci sono delle persone con le loro sensibilità, con le loro questioni, e sicuramente non si tratta di affrontare, come dire, delle situazioni di persone inerti. Questo riguarda la sanità, riguarda i trasporti. Il taglio del 30%, noi contestiamo alla regione il fatto che la nostra regione è stata quella più penalizzata dal riparto nazionale. Non si capisce per quale ragione il Piemonte viene tagliato del 30%, regioni come la Puglia aumentano del 5% il budget, la Lombardia dell'1%, le altre regioni più o meno mantengono il loro. Perché il Piemonte è stato immolato sul taglio dei trasporti? E qui c'è una responsabilità molto forte di capacità politica di questa regione di fare gli interessi dei piemontesi, perché sappiamo benissimo che il taglio dei trasporti si trasferirà agli enti locali, alle province, al trasporto pubblico locale, e quindi avremo dei tagli che riguarderanno delle linee che permettono ai studenti, ai pendolari di raggiungere i piccoli comuni, le stazioni centrali, e metteranno in seria difficoltà le famiglie dei piemontesi. È chiaro che accanto a questo c'è il problema della casa, un problema sociale che nei fatti la regione stenta ad affrontare per come questo si rappresenta. L'assenza di un programma generale, di un'idea generale di come si affronta la crisi all'interno del Piemonte è la contestazione maggiore che noi facciamo nei confronti di questa amministrazione. Abbiamo chiesto più volte un tavolo di regia per quanto riguarda i problemi della crisi e del lavoro e ci è stato negato, sui problemi della sanità lo stesso. Si va avanti attraverso tagli lineari, i 13 ospedali, i poliambulatori, laddove il primario va in pensione il reparto si punta a chiuderlo, indipendentemente dal tipo, diciamo, di servizio che questo reparto forniva nei confronti dei cittadini.